Siamo di Gesù e Maria. Le letture che abbiamo ascoltato, fratelli e sorelle carissimi, sono istruttive, anche se in modo drammatico, anche se diversamente drammatiche. E un po' di consolazione viene dalle parole del Salmo responsoriale, in verità, che trasmette in positivo, soprattutto nel senso di questa celebrazione, e dà un'ammonizione che spiega alcune cose. Abbiamo ripetuto insieme: l'amore del fratello è il sacrificio a te gradito. Abbiamo ascoltato nella prima lettura la cosa, uno dei racconti più brutti del libro della Genesi, il primo omicidio, che però tra l'altro è stato fratricidio. Caino uccide il fratello, la terra che beve il sangue innocente di Abele, e questo povero sciagurato di Caino che fa due peccati contro lo Spirito Santo, mica due in contemporanea, perché prima fa l'invidia della grazia altrui, perché come spiega il Nuovo Testamento, il motivo per cui Caino ha ucciso Abele fu molto semplice: che Dio aveva gradito il sacrificio di Abele, perché Abele era giusto e non aveva gradito il sacrificio di Caino. Caino, anziché, come dire, cerchiamo di comportarci un po' meglio per essere veri al Signore, ha odiato il fratello e gli ha piantato un coltello addosso. Prima cosa. Poi la disperazione della salvezza. Le parole di Caino sono la negazione della divina misericordia. Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. E sappiamo che il novello Caino, del novello Abele, cioè Giuda Iscariota, ha fatto la stessa identica cosa. Ha preso e si è andato impiccando sul monte del cattivo consiglio, invece di legarsi sul monte Calvario a chiedere perdono, Gesù, cioè, certamente l'aveva perdonato, no? Il Vangelo è diversamente drammatico, vediamo un'occhiata così al Salmo responsoriale. Bisogna immaginarsi Gesù, questi farisei che gli stavano alle calcagne, a un certo punto li avete sentito, no? E con un profondo sospiro disse, immaginiamo. Cioè anche Gesù ha avvertito la pesantezza di questi cuori chiusi, che ce l'hanno a fare i farisei. Gli chiedevano un segno, ma noi sappiamo quanti segni ha dato Gesù. L'ultimo miracolo più grande, l'esurrezione di Lazzaro, un morto da 4 giorni, se non legge il Vangelo di Giovanni, vedono quel miracolo, i farisei e i scribi si riuniscono, allora adesso lo ammazziamo perché questo è troppo grosso, voglio cominciare a vedere tutti quanti. Il mistero del cuore chiuso che richiama il cuore di Caino, che è l'unica cosa contro cui il nostro Signore non ci può fare niente, perché rispetta la nostra libertà. Ecco, io ho avuto tante volte modo di riflettere come sacerdote sul mistero del cuore chiuso e prego ogni giorno al Signore che mi preservi in ogni istante della mia vita dalla chiusura di cuore nei confronti dell'azione della sua grazia, nei confronti del prossimo, dell'ascolto e dell'amore del prossimo anche. Allora, Caino ha ammazzato il fratello con una coltellata, presumibilmente. Ma nel Salmo responsoriale, dove si inneggiava l'amore del fratello, abbiamo ripetuto, a un certo punto che cosa ci viene detto? All'empio dice Dio, perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. E ricordo allora a questo punto due espressioni di Papa Francesco, vi ricordate quando un po' di tempo fa, lui ogni tanto esagera un po', però molti sono offesi, dice, quanta gente va a messa, fa la comunione e esce dalla chiesa e che fa? Comincia subito a parlare contro il suo fratello. E diceva anche, da parroco mondiale, diceva, se fai così c'è a far messa, espressione un po' forte, non ha detto proprio così, ma qualcuno si è offeso. Ma non ci sta tanto da offendersi, perché se Dio non voglia dovessimo fare una cosa di questo genere, è chiaro che ci dobbiamo convertire. Hai preso appena Gesù nel cuore e esci, hai visto quante volte il Papa ha detto il terrorismo delle chiacchiere, ha parlato così, no? Che seminano il terrore, che tolgono l'onore al prossimo in maniera vigliacca, senza che questo si possa difendere. Vomitare veleno non è mai una cosa bella. Cioè, San Paolo dice, qualunque parola esca dalla vostra bocca, sia una parola buona, una parola che serve per l'edificazione, un cuore buono, parla bene del prossimo. Se il prossimo proprio a volte le parole grosse, e tace, prega per lui, oppure scusa, se può, minimizza le colpe, no? Ecco, l'amore del fratello è il sacrificio a te gradito. Noi possiamo stare tutto il giorno a pregare, possiamo andare a messa tutti i giorni, tutte le notti, possiamo fare i digiuni, le penitenze dei santi, ma l'amore del fratello è il sacrificio gradito a Dio.
se io faccio questo e ho un cuore chiuso verso Dio e ancora peggio chiuso verso il fratello, Dio si gira dall'altra parte. Dopo non ti devi arrabbiare come si è arrabbiato Caino, perché Dio c'ha ragione di si gira dall'altra parte, capito? Ti esorta ad aprire il cuore e abbassare un pochino toni e modi, perché non possiamo noi fregiarci del titolo di discepolo di Gesù e non provarci, almeno nel nostro piccolo, a vivere seriamente la dimensione dell'amore fraterno. Gesù non ha già detto che noi saremo riconosciuti non da tante opere che faremo, da questo sapranno che siete i miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Altra cosa che dice sempre il Papa, dice questo mettetevelo bene in testa, e lo sento rivolto anzitutto a me, ecco, è sempre un punto fondamentale con cui dobbiamo confrontarci per la nostra conversione, questo tema dell'amore fraterno. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a crescere nell'amore e anche nella fiducia nella Divina Misericordia. Se facciamo qualche guaio non diciamo mai ho fatto troppo grossa, il Signore non mi perdonerà. Il confessionale è fatto per chi ha combinato qualche guaio e umilmente riconosce di averlo commesso e chiede sinceramente perdono a Dio, come Maria Santissima ci esorta a fare. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.